Ciao a tutti, benvenuti qui sul mio canale, nuovo video dedicato al mondo giapponese, manga, anime, figure, quant'altro, videogiochi e notizie dal Giappone, una nuova short news che arriva dal Giappone, una notizia che può essere o brutta o bella, dipende uno come la vede. Per me non è che fa, non mi fa né caldo né freddo, perché non è che sono tanto patito delle idol AKB48. Infatti parliamo appunto delle idol e del loro locale che si trova alla Chiamara, AKB48. Non so se avete presente, ma se andate alla Chiamara a fianco al Gundam Café, c'è questo locale che si chiama appunto AKB, lo leggo, 48 Caffè e Shop Online. Questo locale, che è nato nel 2011 per appunto per promuovere queste idol del gruppo idol AKB48, a partire da questo 31 dicembre 2019, oggi ne abbiamo 20, 27 se non sbaglio, no 28 scusate, quindi tra 3 giorni questo locale chiuderà. Chiuderà perché ad Akihabara, a quanto pare, sembra che sono in atto, è in atto una fase di ristrutturazione della zona, e quindi hanno deciso appunto di chiudere questo locale per spostarlo, quindi non è che chiude e basta, verrà spostato in un'altra zona di Tokyo, anche se al momento non è stato ancora annunciato quale zona di Tokyo. Questo locale era stato inaugurato a settembre del 2011. E pensate che io in Giappone sono andato la prima volta nel 2012, quindi se andavo l'anno prima era capace che non vedevo nulla, o c'era ovviamente c'era magari qualcos'altro al suo posto. E appunto, come vi dicevo prima, verrà spostato in un'altra zona di, in un'altra, scusate, mi sono inciampato, in un'altra zona di Tokyo, anche se al momento non è stata ancora annunciata quale zona. Secondo me verrà aperto a Shibuya o a Chiebukuro, non credo che sono zone più o meno, tra virgolette, abbastanza simili, tra virgolette, di Akihabara, come Akihabara, quindi come la ciudadora di Akihabara, quindi secondo me verrà aperto o a Ikebukuro oppure a Shibuya. E niente, questo perché appunto verrà ristrutturata la zona, a quanto pare, quella zona lì di Akihabara, quel punto lì, quindi i gestori del locale hanno deciso appunto di chiudere. Quindi, se siete in Giappone in questo momento, volete vedere il locale, andate, perché tra qualche giorno troverete la stranda abbassata con scritto chiuso per lavori di ristrutturazione. Quindi mi raccomando, io sinceramente non sono mai entrato, ma perché, come vi dicevo prima, non è un argomento che a me interessa più di tanto. Sì, sono belle ragazzine che cantano bene, ogni tanto ascolto le loro musiche su YouTube, come una delle ultime che ha avuto un grande successo, hanno fatto anche tanti video amatoriali. Qui, ma personalmente non è che mi interessa, io volevo solo darvene notizia, perché voi mi seguite e mi volete bene, vi volevo solo dare notizie. Quindi, se siete interessati, prima che chiuda definitivamente, fatemi un giro. Il locale vende anche gadget, aspettate che leggo un attimo, sì, ci sono foto da ammirare, gadget appartenenti appunto al gruppo di queste idol. Quindi niente, diremo addio ad Akihabara, al AKB48 Cafe Shop, qui a fianco, che si trova appunto a fianco al Gundam Café, e a lato c'è l'ingresso della stazione di Akihabara. Peccato, verrà aperto da un'altra parte. Chissà che cosa ci sarà, verrà aperto lì poi in futuro. Quindi niente, vi saluto e fatemi un giro visto che se siete lì a Tokyo, così fate ancora in tempo a vederlo, e commentate se volete qui sotto, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. E tanti auguri di buon anno e ci vediamo col prossimo video. Ciao ciao! Ora vi saluto perché comincio a studiare un po' di giapponese. Arigatou gozaimashita!